Eccoci con la giovane presidente Giuseppe Maisano qui a San Biase, San Biase Omega Bacalati 1-1. Un risultato che tutto sommato serve più al San Biase che all'Omega Bacalati, però uno scontro, il big match dell'anno l'abbiamo definito, e comunque l'onore delle armi è una squadra che merita comunque il posto che occupa. Era una partita difficile, venire al San Biase e fare il risultato non era facile, voglio dire. Un punto ci sta bene, però se la vittoria era meglio, perché si riapriva il campionato. Invece così ancora mancano 5 giornate, però e tutto può ancora succedere. Può succedere di tutto, però alla fine voglio dire, siamo una grossa squadra, siamo contenti, noi abbiamo fatto la nostra partita, e ci mancava Falduto anche perché non era in condizione, un po' l'abbiamo risparmiato per la Coppa Italia perché è un obiettivo che noi ci teniamo molto, rappresentiamo la Calabria. Ecco, ricordiamo che mercoledì Bagheria ci sarà. Aculino e Catalano venivano da Acciacchi, non erano molto bene, ed abbiamo messo la squadra migliore in campo, Nicolazzi e Lorenzo Centrali, hanno fatto bene tutti, anche Corona si è mosso bene, Di Maggio ha segnato, centrocampo è stato... Ricordiamo Di Maggio il suo 17° gol. Capocannoniere in eccellenza. È un grosso giocatore, forte, voglio dire, non è che lo scopriamo. Ecco, il primato. È uno dei più forti giocatori in eccellenza. Sono contento della partita che hanno fatto i miei, del pareggio. E potevamo anche vincere alla fine, voglio dire, sia il San Biase sia no, perché le occasioni non sono mancate da tutte e due le parti. Però no, se il campionato lo vince il San Biase, noi ce l'abbiamo messa tutte fino alla fine, ce la mettiamo ancora tutte fino alla fine e vediamo come va. Se lo vincono loro, un applauso a loro. Se riusciamo a riaprirlo, vediamo. Abbiamo la Coppa Italia, che è un obiettivo che ci teniamo molto, e abbiamo i playoff, quindi ancora è tutto aperto per il Bacalati. Possiamo togliere delle belle soddisfazioni. Magari si ritrovano le due grosse squadre in Serie B. Venire, come diceva Domenico, non è facile fare il risultato, come diceva lui. Perché, Guido Di Ippolito, uno dei tempi oggi c'erano molte persone in tribuna, dopo e qui ha solo l'Acre pareggiato. Una marea di gente. San Biase ha vinto tutte le partite in casa, solo l'Acre pareggiato. Sì, sì. E per noi un orgoglio, voglio dire. Quindi il piccolo Bacalati di fronte a un nome grosso. Ci porta bene questa storia di prestigio, di storia. È vero, ricordiamo che abbiamo vinto la Coppa Italia. Ci porta bene. Ora pensiamo a mercoledì a Bagheria, in Coppa Italia. Là ci giochiamo un pezzo di stagione e dopo, da domenica in poi, pensiamo ancora al campionato e per arrivare fino in fondo, fino alla fine che possiamo fare i punti, noi li facciamo, certo. E vediamo quello che succede. Certo. Prossimo turno? Bagheria Mantea. Dobbiamo fare 3 punti in casa. Senza cose, senza niente, dobbiamo fare 3 punti. Mi dispiace per la Mantega, che è in una situazione delicata, però noi dobbiamo vincere in casa, il nostro pubblico anche, e serve anche a noi la vittoria perché per tenere il passo al San Biase e per consolidare il secondo posto. Certo. Bene, ringraziamo il giovane presidente Giuseppe Maisano. Grazie, presidente. Grazie.